Secondo me è un po' alla base un po' del tuo percorso, no? Cioè tu sei nata come pianista classica e poi a un certo punto hai trovato una strada creativa. Sì, sono delle deviazioni praticamente. Sì, sì, delle deviazioni. Raccontaci un po' come è partita questa conquista, diciamo, di una cifra personale a partire da qualcos'altro. Certo. E mi ricordo già con i prodotti di Chopin, avevo tipo 15 anni, già lì. Mi ricordo che ne studiavo uno e poi però provavo a cambiare la velocità, a aggiungere delle cose, a creare dei collegamenti, no? Poi quando sono diventata più grande effettivamente mi sono trovata un po', diciamo, stretta come interprete di musica classica, perché pensavo, io sono qui 18 ore al giorno a perfezionare questo brano, è fantastico, è bellissimo perché c'è un'introspezione, però ci sono al mondo 25 miliardi di persone che lo stanno facendo in questo stesso momento, e quindi mi sentivo un po' un pelino alienata, no? E avevo bisogno proprio di avere una cifra, insomma, mia, di esprimermi in modo un po' più mio, autentico. E ho cominciato proprio cambiando i pezzi degli altri. Ad esempio c'era un progetto che avevo sulla musica di Radiohead, in particolare su un brano, su un album, Amnesiac, e mi piaceva anche come sfida, no? Tra l'altro Amnesiac è anche un album molto elettronico, quindi il pianoforte era anche uno strumento molto lontano da quella sonorità lì. E da lì pian piano poi si è focalizzato un po' il percorso, insomma, di chiaro. Recente che parlava appunto del suono chopiniano, cioè, ascolta questa cosa qui, cioè, non è, c'è molto Chopin in quello che abbiamo ascoltato adesso, nel senso che c'è un approccio alla tastiera che con Chopin non c'è proprio niente da fare, e che appunto mi ricordo tu dicevi che a una selezione nazionale per il concorso internazionale Chopin di Varsavia un commissario, il presidente della commissione ti ha detto: ah, ma tu hai un grande suono chopiniano, quindi c'è un suono chopiniano. Vabbè, no, è chiaro che c'è stata una trasformazione. Vabbè, no, no, vabbè, non lo so, capito. Non in questa cosa qui, ma in altre cose. Cioè. Vabbè, cioè, no, ce le fai sentire. Boh, dopo, forse salta fuori qualcosa.